destre degli aranci. Lasciamo adesso la parola al grande partigiano Giuseppe Vollono Farabutto, il quale ci leggerà il celebre discorso di Pietro Calamandrei sulla scuola pubblica. Ascoltiamo in religioso silenzio, perché sono parole che si attagliano perfettamente alla condizione attuale della scuola. Grazie. Piero Calamandrei, discorso pronunciato al terzo congresso in difesa della scuola nazionale a Roma, l'11 febbraio 1950. Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa, ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare, le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a fare meglio di loro. La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a istituire un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo sperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. Tutte le scuole diventano scuole di Stato. La scuola privata non è più permessa, ma lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato. Ma per questo sono anche scuole di partito. Ma c'è un'altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, torbido, come certe polmoniti torbide che vengono senza febbre, ma che sono pericolosissime. Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza, non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli, ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza in quelle scuole, c'è sempre stato, perfino sotto il fascismo c'è stato. Allora il partito dominante segue un'altra strada, è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle, lascia che si animizzino e comincia a favorire le scuole private, non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito, e da allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private, cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare in queste scuole, perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle di Stato, e magari si danno dei premi, come ora vi dirò. O si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche, alle scuole private, a quelle scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malore le scuole di Stato per dare la prevalenza alle scuole private. Attenzione amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tenere d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi, ve l'ho già detto. Rovinare le scuole di Stato, lasciare che vadano in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private, non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare, lasciare che gli esami siano burlette, dare alle scuole private denaro pubblico, questo è il punto, dare alle scuole private denaro pubblico.